Allora, basta indugere, vado all'indugere, cioè andiamo avanti, dobbiamo passare, sì, al momento. Allora io direi di chiamare sul palco, io l'ho conosciuta oggi per la prima volta dal vivo, ne ho conosciute due, veramente meglio adesso devo parlare di una, e una donna straordinaria, un mito della musica leggera, una grande cantante, una straordinaria imprenditrice, una eccezionale scopritrice di talenti. Siamo certi di aver portato ad Albenga un mito della musica italiana, ma soprattutto una grande fionda. Perché quelli che a volte ci dicono, ma come mai date la fionda alla Caselli? Perché cantava Perdono. E no, ha cantato Perdono, è stato un grande successo. Il motivo per cui diamo la fionda alla signora Caselli lo scoprirete oggi. Però vi posso assicurare che sia per la signora Caselli che per Anna Foglietta ci sono talmente di tante di quelle cose da scoprire che non potremmo dire tutte oggi. Perciò informatevi su quello che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno ancora, perché sono molto impegnate nel sociale. Questa è la cosa che conta. Caterina Caselli sul palco dell'Ambra. Tanto calore, tanto affetto. Già in Albenga è stata circondata dall'affetto della gente, ne è molto contenta. Allora, noi abbiamo un rituale che è questo. Questo divano ci è stato dato, inizialmente ci era stato prestato da un atelier per spose, no? Ogni anno ce lo prestava. Poi l'atelier ha chiuso e ce l'hanno regalato e abbiamo deciso, con l'autorizzazione dell'atelier, di venderlo alla fine di tutto per beneficenza e agli autografi di tutte le persone che si sono sedute sopra questo divano. Quindi, Caterina, devi sottostare al rito della firma. Sotto almeno è qua, è il tuo foulard personalizzato. Il foulard dei fiori è giallo e rosso con i colori di Albenga. Quest'anno eccezionalmente, essendo una fionda rosa, abbiamo fatto anche rosa, perciò siccome è a offerta, sapete che le offerte andranno in beneficenza, poi ci diranno a chi, ragazzi, compratevi il foulard rosa, che sarà un'edizione limitata, un altro anno non ci sarà più, eh. È il momento di un'attrice straordinaria, teatro, cinema, televisione, Nastro d'Argento, due credo, giusto? Due Nastri d'Argento, modella, presentatrice, conduttrice, poi una donna straordinaria e oggi scoprirete anche lei. Anna Foglietta! Anna l'ha comprato, vedi? Io l'ho comprato, no, compratelo anche voi. Devi firmare, Anna. Ah, già, devo firmare. Mentre Anna firma, ricordo, ringrazio anche le madame che hanno suonato fuori bene e sono arrivate adesso qua con noi. Hanno alimentato questa anticipazione della fionda, una fionda decisamente femminile, perché è una band interamente femminile. Sono contento che Anna e Caterina le abbiano incontrate, abbiano fatto una foto con loro e hanno anche partecipato ai loro canti. Brave le madame, poi avremo occasione di riparlarne ancora. Allora, è una scaletta difficile, non esiste ma è difficile. Nel senso che quando tu hai un personaggio come è stato Ranucci, come sono stati altri, è molto più semplice. Quando hai una coppia, se hai una coppia come Sigfrido, come Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, praticamente è una coppia di fatto, no? Quindi ce n'hai uno, ce n'hai due, ma in realtà sono uno e procedi. Con loro io mi sono detto, è difficile perché bisognava tenere un equilibrio, cercare di non rubare spazio a uno, all'altro. Però poi, studiando un pochettino le loro vite, le loro azioni, i loro comportamenti, io ho notato che hanno tantissime cose in comune e per cui potevamo andare avanti di pari passo parlando di entrambe. Una fondamentale delle cose che hanno in comune è la partecipazione ad un'associazione molto importante, che è Una Nessuna Centomila. Io voglio essere libera da ogni invasione, voglio essere libera di vivere la mia vita. Ecco, una cosa molto bella è questa, parlarne,
perché purtroppo, lo dicevamo oggi chiacchierando, non abbiamo strutture adeguate, non ci sono strutture che aiutino né le famiglie né i malati. E queste malattie, la depressione, altri disturbi, il disagio giovanile, cominciano a toccare anche molto in età precoce rispetto a un tempo, no? Un tempo risolvevamo tutto con c'è l'esaurimento nervoso, è stanco, no? Invece adesso sappiamo che sono tante le sfaccettature e purtroppo questi malati spesso sono soli. Allora, hai toccato un tema a me molto caldo, perché con AgriChild noi portiamo avanti anche quella che è una battaglia per ottenere lo psicologo di base. È cambiato tutto, tanto, molto velocemente, però per fortuna viene da dire, se noi oggi viviamo anche un periodo di frustrazione rispetto alle battaglie che vorremmo portare avanti, anche rispetto alle istanze per le donne, è perché comunque si è scoperchiato un vaso fatto appunto di precedente ignoranza e inadeguatezza rispetto ai temi che vivevamo. Fino a 2-3 anni fa, anche se vedevamo all'interno di un film una battuta su una donna di un certo tipo, la accettavamo e la tolleravamo, adesso non più. Quindi ora ci troviamo in uno stato di frustrazione, perché la battaglia sappiamo che è avviata, ma è nel pieno del suo compimento. E la stessa cosa, secondo me, sta avvenendo per quanto riguarda i disturbi legati alla psiche degli esseri umani. I nostri figli, dopo il Covid, purtroppo hanno vissuto e stanno vivendo uno tsunami di natura emotiva violentissima. Ci sono gli ospedali pediatrici che sono pieni di bambini e di ragazzi che non sanno come gestire tutto quello che stanno vivendo, perché l'instabilità, la precarietà, anche legata purtroppo ai conflitti, anche legati purtroppo ai social che divulgano in maniera selvaggia tutte queste notizie. Prima c'era il telegiornale, un genitore se voleva proteggerti ti diceva va di là. Invece adesso no, non è così, questi ragazzi stanno tutto il giorno col telefono e arrivano e vedono delle notizie anche molto violente, a volte anche noi siamo impreparati, anche io, cioè, mi trovo a piangere, a dire ma che succede, oppure la crisi climatica, il cambiamento climatico, è tutto, è come se ci fosse un'area di finimondo, e questi ragazzi dicono ma io la prospettiva ce l'ho, il desiderio, il bisogno ce l'ho, e quindi bisogna aiutarli, bisogna stargli vicino, e soprattutto bisogna che noi adulti, siamo una generazione di adulti, genitori, nonni, responsabile, dobbiamo stargli accanto, dobbiamo stargli davvero accanto. E secondo me questo progetto di creare lo psicologo di base, so che adesso sono andati in Parlamento alla Camera dei Deputati per cercare di far approvare questo tipo di disegno di legge, perché è veramente una cosa fondamentale. Non c'è più bisogno soltanto del medico che ti dà la dachepirina, anche perché adesso facciamo tutto da noi, no? Sapete benissimo, adesso i farmaci da banco ce li gestiamo per conto nostro. Invece adesso c'è proprio bisogno di una figura che ti accompagni e che ti aiuti a sostenere, perché poi, come dicevo appunto, la condivisione, riuscire a parlarne, non pensare che siamo disturbati. Anch'io ho sofferto moltissimo dopo la nascita del mio terzo figlio, ho avuto un momento di down psicologico enorme, ho avuto l'aiuto della famiglia, il sostegno della famiglia, ho fatto leva sulle mie forze, ma se non avessi avuto, come dire, questa capacità di aprirmi e di comprendere che stavo male, probabilmente adesso starei ancora male. Invece mi sono fatta aiutare, ho intrapreso un percorso e ne sono uscita. Vabbè, insomma, poi la vita è fatta di pieni e di vuoti, di alti e bassi, ci sono momenti in cui stiamo bene, momenti in cui abbiamo bisogno, ma la comunità ci protegge. Le istituzioni ci devono proteggere, insomma, voglio dire, ci sono tanti strumenti a cui possiamo accedere, però secondo me parlarne è veramente il primo passo per non la risoluzione, però almeno ammettere il problema per capire, è già qualcosa. Giusto, che non è, che non deve essere uno stigma, appunto, deve essere, è una malattia, è un disagio, ecco. A volte malattie, a volte difficoltà, sì. Anche a differenziare, volte colpisce anche i giovani, colpisce personaggi famosi. Io so nella storia, da Montanelli ad altri che hanno avuto, ecco. E anche però recentemente è venuto uno dei tuoi protetti, uno dei tuoi, San Giovanni, credo che abbiamo, ecco, un ragazzo giovanissimo che ha deciso all'improvviso, poi lascio la parola a te, di annullare tutti i suoi concerti perché sta vivendo un momento di disagio, di difficoltà. Uno potrebbe dire, ma come, è giovane, è bello, è carino, c'ha il successo, può cantare, c'ha le serate organizzate, pagate, eccetera. Si ritira perché ha bisogno di stare con se stesso. Verissimo. Sì, lui a Sanremo è stato molto male, mio figlio è stato con lui in macchina e a un certo punto lui ha detto io non ce la faccio più, devo assolutamente avere qualcuno, un aiuto. E devo dire che è stato, infatti adesso noi non facciamo niente, avevamo già preparato tutto il disco a Los Angeles, tutto quanto, abbiamo bloccato tutto assolutamente. E ogni tanto ci facciamo sentire, ma non vogliamo disturbarlo, vogliamo che lui abbia il suo tempo e poi
io sono sicura che lui ritornerà, ma lui ha bisogno adesso di avere una tranquillità, una serenità, perché anche il successo, o il grande successo, un ragazzo così giovane, quindi anche di colpo tu ti ritrovi, che tutti ti chiedono gli autografi, le ragazzine magari escono di casa, tu hai la coda delle... Insomma, queste cose non è che... non sei così forte per reggere tutto questo. E spesso e volentieri anche la popolarità così improvvisa e poi anche il successo porta anche, diciamo, denaro, eccetera. Quindi poi le persone intorno spesso e volentieri si riportano a lui in un altro modo rispetto a prima. Infatti per questo che io dico è molto importante tenere i rapporti con la realtà, con la realtà, con la vita reale, perché queste, sai, la popolarità, insomma, il successo così... bisogna essere molto forti per poter anche gestire queste cose, e quindi però successo purtroppo anche la malattia, diciamo la depressione, spesso e volentieri non viene capito, comunque è brutto per chi ce l'ha, ma è anche brutto per le persone intorno, perché a volte vorresti aiutare, ti senti non in grado di aiutare, questo e questo ovviamente fa male anche, certo. Però, diciamo, adesso appunto se ne parla di più, e già questo è importante, c'è più sensibilità rispetto a prima. Io mi ricordo quando ero bambina, insomma, cioè le persone così dicevano, erano implacabili, dicevano vabbè, ma quello lì è matto. Cioè, questo per semplificare, e questo naturalmente non era affatto... Adesso c'è più consapevolezza di tutto. Insomma. Ti ringrazio per le parole che hai detto, ringrazio anche lei. L'associazione ha un compito importantissimo, cioè quello di cercare di creare sempre più di centri di accoglienza per le donne che si trovano in difficoltà, che hanno delle situazioni familiari difficili, molto difficili, e che questi centri di accoglienza in realtà dovrebbero essere un punto importante proprio per cercare di aiutare queste donne, anche perché spesso e volentieri queste donne non sono libere autonomamente, economicamente voglio dire, e quindi hanno bisogno, cioè a parte che ci vuole un coraggio perché spesso hanno anche dei figli, quindi non è semplice lasciare una situazione che magari è la stessa situazione nel tempo ma che poi si è degenerata in un modo insopportabile. Quindi questi centri di accoglienza hanno proprio questo compito di esserci e di invitare queste persone che si trovano in difficoltà, queste donne, di chiamare e di essere in qualche modo ospitate e accudite. Poi naturalmente per far questo, questi centri funzionano, ovvio, è necessario avere economicamente delle disponibilità, perché da soli non si fa niente. Una cosa importante, cioè ci hanno sempre detto che le donne sono in competizione con loro stesse, eccetera. Invece lì si respira proprio un po' quello che abbiamo respirato oggi qui noi. Cioè veramente una solidarietà, e insomma il discorso vince se si fa sistema, in tutte le, non solo associazioni, ma in tutti i ruoli. E quindi questo avviene ed è molto bello perché nessuno si sente solo e c'è proprio questa, si respira questa possibilità, questa serenità che è molto importante e che pensiamo noi di poterla dare appunto alle persone, alle donne che si trovano veramente in grande difficoltà, a volte anche con c'è proprio la violenza psicologica che è ancora peggio di quella. Quindi diciamo che c'è bisogno di avere questi centri di accoglienza e la Fondazione ha proprio questo compito importantissimo. C'è la Presidente, ovviamente, conoscete, ne abbiamo parlato prima, è Fiorella, c'è la Vicepresidente che è Giulia Minoli, che è fortissima, che ci chiama spessissimo, veramente. E poi ci sono invece le persone che magari tu... Sì, dunque la Fondazione è veramente... Scusate se ti interrompo, ma mentre lei parlava...
o è il vento o io ho visto gli occhi lucidi. No, ma allora tu sei un disgraziato, però, perché, io sono, no, no, tu sei un disgraziato, no, sai, cominciamo così, cominciamo no, così. No, te lo dico perché vuol dire che tu ci credi molto in una cosa così, perché uno non può avere gli occhi lucidi mentre si parla, no, di questa. Tu non hai, io vedevo il video già piangendo, io sono fatta così, per cui non facciamo il piangerò 400 volte stasera, vi chiedo scusa, sono una piagnona, sono in una fase della mia vita molto particolare, non lo so, sono molto più emotiva di prima, già nasco emotiva, in più lui mi dice così, quindi già comincio a piangere, ma perché? Allora, la fondazione era necessaria. L'Italia era l'unico paese in Europa a non avere una fondazione che si occupasse dei diritti delle donne, o meglio, che si occupasse di violenza di genere, o meglio, che si occupasse di violenza del maschile contro il femminile, perché la violenza è sempre del maschio contro la donna, e questo va detto. E non si tratta di femminismo, si tratta di dati. È stata fondata questa fondazione per volontà di Celeste Costantini, di Raffaella Palladino, Giulia Minolli e Fiorella Mannoia. Sono quattro donne straordinarie, molto capaci, che vivono e che militano all'interno di questo movimento per le donne da sempre, da quando sono nate, si può dire. Poi hanno coinvolto noi artiste affinché noi, attraverso quello che è il nostro know-how, quello che sono le nostre competenze, quello che è il nostro anche bacino di fan base, di persone che ci seguono, attraverso quello che è la nostra arte, la mettiamo a disposizione di qualcosa che va al di là del nostro essere artisti, forse un senso più alto. Comunque la fondazione si occupa esattamente di questo, raccogliere fondi, come diceva Caterina, per i centri antiviolenza, che vengono, e questo è un dato molto importante, gestiti gratuitamente dalle donne. Cioè, cosa succede? All'interno di questi centri antiviolenza le donne aiutano le donne ad emanciparsi per trovare un lavoro che le possa sostenere e che le possa rendere libere. Però di fatto questi centri vengono sostenuti da donne che fanno il loro lavoro gratuitamente. Questo non va bene. Quindi noi ci siamo impegnati affinché anche le donne che lavorano lì possano percepire a loro volta uno stipendio. In più cerchiamo di creare in qualche modo una sorta di pensiero comune, filantropico, che coinvolga donne, ma soprattutto uomini, perché noi abbiamo bisogno degli uomini, abbiamo bisogno che gli uomini si mettano in discussione e che siano al nostro fianco, perché noi non vogliamo combattere. Lo dico sempre, non vogliamo fare delle lotte, perché noi siamo gentili, noi vogliamo sfondare questo benedetto tetto di cristallo con gentilezza, però abbiamo bisogno di camminarvi accanto e che voi ci camminiate accanto, perché il pensiero lo potete cambiare voi. Noi stiamo facendo delle cose importanti, ma sono gli uomini che a questo punto si devono interrogare. Noi conosciamo Anna Poglietta magari con La Squadra, Distretto di Polizia, tanti film, tanti premi, conduttrice, modella. Fra l'altro mi ha fatto strano... Sto fatto dalla modella, non lo dite voi. No, no, io ho visto... Io ho visto delle foto in cui indossavi dei capi di Fionda 2017, Brunello Cucinelli. Sì. Vedi? Sì, no, io Brunello Cucinelli proprio per me è un mentore. Proprio. Pensa che ha preso la Fionda nel 2017, premio Fionda Brunello Cucinelli, e aveva conquistato, io ricordo benissimo, il pubblico presente, persona molto carismatica. Sì. Ci siamo andati a trovarlo, ci ha fatto visitare la sua azienda, ci ha ospitati, personaggio veramente, diciamo, una delle fionde ben azzeccate. Probabilmente ne abbiamo sbagliate poche, forse nessuna, direi. Credo anch'io nessuna. E oggi abbiamo la prova che abbiamo due donne che potrebbero fare tutt'altro nella vita, hanno molto, potrebbero disinteressarsi degli altri, pensare solo a se stessi. Come ha detto lei, anche purtroppo tutto è basato, molto è basato, troppo è basato sul volontariato. E pensate se non esistesse il volontariato, cioè le istituzioni sono assenti in tantissimi campi e proprio inesistenti su cose molto importanti. Questa è una cosa che non è giusta. Perché pensiamo sempre ad altre cose, mentre l'assistenza alla gente che è in difficoltà, ai deboli, ai fragili, De Andrea avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, e dovrebbe essere una priorità. La Anna Foglietta... La professione va remunerata. La professione va remunerata. Esatto, l'impegno, il tempo. Adeguatamente, certo. L'Anna Foglietta però... Prima di aderire a questa fondazione, già da sola, già da anni, ne aveva istituito una sua, e vorrei che tu ne parlassi, perché io l'inglese, lo sanno, non lo pronuncio molto bene, e comunque in italiano è... Lo dico io, sì, every child is my child. Ecco, ogni bambino è il mio bambino. Ho avuto dei problemi, voi non lo potete sapere, con una signora inglese durante Ottobre De André, sul suo nome, e che ha creato parecchie difficoltà. No? E, ecco, questa... È un'organizzazione che è nata per i bambini vittime della guerra, sostanzialmente, no? Però lascerò parlarne anche lei.
poi si è estesa, ha fatto tante cose belle, quindi persone che aiutano gli altri. Allora sì, Every Child is My Child è un modo di pensare anche questo, è una fondazione che è nata, anzi un'associazione che è nata nel 2017, io ero ambassador per Save the Children e spesso facevo delle iniziative, però semplicemente come celebrities, mi mandavano la macchina, mi pagavano l'aereo, andavo lì, facevo la mia lettura e io dicevo anche ma non spendete questi soldi, mi prendo un taxi, me lo pago io l'aereo, non è giusto. E poi è successo che la guerra in Siria stava veramente mietendo vittime, soprattutto colpendo i bambini, e non so se vi ricordate, c'erano delle immagini devastanti di bambini che venivano colpiti addirittura dal gas nervino per colpa di Assad. E io ricordo che in quei giorni il grado di frustrazione era enorme, e quindi ho creato una chat nella quale ho riunito più di 200 artisti chiedendo loro se avessero voglia di far sentire il loro basta alla guerra in Siria e di creare una sorta di onda di sensibilizzazione al fine di risvegliare un po' le coscienze, perché voi lo sapete, no? Le guerre sono così, le guerre si accendono e si spengono, cioè la gente si interessa e poi se le disinteressa, lo capisco, è normale, è fisiologico, però c'è qualcuno che in qualche modo deve tenere alto, secondo me, l'interesse su certe questioni, su certe zone d'ombra, così come per le donne, così anche per i bambini. E quindi ho creato questa associazione e l'abbiamo trasformata in un'azione concreta. Abbiamo creato una piccola scuola in un campo profughi in Turchia, in un campo profughi siriano, nel sud-est della Turchia, il paese si chiama Reali. E inizialmente avevamo 15 bambini in una piccola scuola con l'Eternit, una lastra, pochi banchi, una cosa veramente molto piccola, però molto sentita. E dopo un po' di anni invece abbiamo preso in affitto una bellissima struttura, abbiamo ridipinto le pareti e abbiamo ospitato 80 bambini, di cui 15 diversamente abili, ed è diventato un presidio culturale fondamentale anche per le famiglie, perché comunque le madri e i padri erano profondamente depressi, oppressi anche dal trauma della guerra, perché comunque dovevano avere a che fare con quel orribile incubo, no, dell'aver perso tutto. E dopo 7 anni quella scuola di fatto è diventato veramente un luogo di inclusione, perché il governo turco non vuole che i ragazzi siriani imparino il turco e li sta ghettizzando all'interno delle scuole che funzionano, ma di fatto è un ghetto. E invece noi gli insegniamo il turco, gli insegniamo quelli che sono i basamenti, insomma, dell'educazione, della cultura generale, e i bambini poi possono, una volta che escono dalla nostra plaster school, perché così si chiama, scuola Cerotto, possono frequentare poi le scuole pubbliche turche, e questo mi sembra un processo di integrazione meraviglioso. E poi abbiamo una scuola che si occupa di calcio, è un calcio inclusivo, gratuito per bambini con disabilità e con svantaggio socio-economico, che si trova in provincia di Latina, perché avevamo bisogno di un progetto anche in Italia e l'abbiamo creato. Abbiamo collaborato con l'associazione Sole Terre quando è scoppiata la guerra in Ucraina, aiutandoli ad acquistare materiale diagnostico, a spostare i bambini che avevano più bisogno di terapie, perché sono bambini malati oncologici ucraini, e quindi a raggiungere l'ospedale San Matteo di Pavia. E abbiamo collaborato con l'associazione del Banco Alimentare durante il periodo del Covid, e adesso partiremo prestissimo, ancora non ve ne posso parlare, con un progetto straordinario per i bambini di Gaza, per i bambini palestinesi e israeliani, perché ecco, non si può prendere, come dire, una posizione. Io mi vergogno soltanto a fare questa sottolineatura per i bambini chi ne ha più bisogno, e questo è quello che facciamo da 7 anni. Anna, posso fare un appunto, scusa, perché io ho sentito in questi dibattiti televisivi ultimamente per la guerra in Palestina, come hai detto tu, a Gaza, che dicevano nessuno si è mai svegliato per la guerra in Siria, nessuno, invece non è vero. No, ma a me mi scrivono questa roba, a me mi dicono, quando c'è la guerra in Ucraina tu dove stavi? Io dico, no, veramente io ho comprato materiale diagnostico per i bambini. Quando c'è la guerra in Siria noi abbiamo una scuola. No, cioè la gente non si informa. Questa cosa mi ha colpito molto. No, ma la gente non gliene importa niente, ma a me non importa niente. Cioè, tanto alla luce di quanta gente che non sanno nulla, ce ne sono altrettante invece che sono iperinformate. Io a loro mi rivolgo. No, ma a me fa strano che dei giornalisti così battono in televisione che non siano informati. Cioè, guarda Mario, sulla televisione e sui giornali noi vediamo che le notizie sono molto settoriali. Per 15 giorni, un mese, 2 mesi parlano di un argomento. Poi questo argomento è come se fosse scomparso completamente perché è sostituito da un altro. E tutti allo stesso modo. Giri i canali, parlano sempre di quello.